aspettavamo qualcosa di diverso per quanto riguarda il risultato. È normale che c'è molta amarezza per quello che abbiamo raccolto. Non penso che incontreremo sempre un portiere saracinesca o che sbaglieremo i rigori oppure che subiremo un gol casuale come è capitato a Cesena. Per quanto riguarda il gioco, stiamo dimostrando sempre di potercela giocare con tutte le squadre e quindi guardiamo con molta fiducia al proseguo del campionato. Ho avuto modo di dirlo quando eravamo terzi in classifica, che se questa squadra si salva l'ultima giornata di campionato ha fatto il suo, se si salva con qualche giornata di anticipo ha fatto un campionato eccezionale, se dovesse centrare i playoff ha fatto un miracolo. Squadra importante, una squadra di grandissima qualità, sulla carta di categoria superiore, ma i miei ragazzi hanno sempre dimostrato che le partite non si vincono sulla carta, ma c'è un giudice supremo che è il rettangolo di gioco. Quindi, come al solito, entriamo in campo dando tutto noi stessi e poi vedremo quale sarà il verdetto finale. Pescara che in questo momento sta attraversando il nostro stesso periodo, visto la gara che hanno fatto anche col Trapani, non meritavano la sconfitta assolutamente, hanno preso un palo, una traversa, hanno sbagliato anche dei gol importanti, però una squadra che davanti ha dei giocatori di grandissima qualità che ti possono risolvere la partita da un momento all'altro. Se vi ricordate, il primo anno c'erano problemi di attacco, non si riusciva a concretizzare. Quando sono subentrato avevamo fatto 21 gol. Poi mi sono inventato, fra virgolette, Khalil centravanti, ha segnato 17 gol e abbiamo concluso come il secondo miglior attacco dopo il Pescara. L'anno scorso abbiamo avuto problemi di finalizzazione e mi sono dovuto inventare Gabbionetta centravanti e ha concluso con 12 gol all'attivo. Ha detto una cosa giusta il presidente, l'allenatore sarebbe stupido, no, colpevolizzare i nostri attaccanti, senza dimenticare che abbiamo un ragazzo del 92, un ragazzo del 93, per di più straniero, che è il primo anno che fa la Serie B. Un ragazzo del 93 che non ha mai calcato i campi della Serie B e quindi per me sarebbe stupido, no? Far pesare il peso dell'attacco su questi tre ragazzi. Il peso dell'attacco va fatto pesare nel tutto il reparto avanzato e in tutta la squadra.